Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Quei Due sul server. Due! No. No, è il primo? Uno. Ok. Ah. Salve a tutti. Vai tu. Ok, oggi siamo... Salve a tutti. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul server. Oggi la recensione di Barman. Sì, è il ristoratore. Vai. Oggi siamo qui per la recensione di Batman Arkham City. Il gioco Knight è l'ultimo. Quanti cazzi ne hanno fatto? Quattro. Senti, sono stanco. Caffè. Caffè? Caffè. Dai. Ma chi erano quei due? Non lo so, ma se non riescono nemmeno ad articolare quattro parole, non vedo perché debbano stare su YouTube. Giusto. C'è di buono che hanno lasciato la camera accesa. Potremmo registrarla noi una recensione. Ma noi non l'abbiamo giocato, quella roba, insomma. È vero, ma non dobbiamo per forza recensire Bachmat Arnam... Nightman... Come stracazzo si chiama? Vabbè, lascia perdere. Che gioco potremmo recensire? Che domande! Ma l'ultimo gioco dei Tale of Tales! Chi? I Tale of Tales, gli autori di The Endless Forest, The Path, Fatal, The Graveyard e tante altre meravigliose avventure toccanti e straordinariamente poetiche. Ah, ho capito. Stai parlando di quel team di sviluppo belga che per anni si è preoccupato di trifolare i maroni a mezzo mondo con dei videogiochi dove non si gioca. Ok, non è che da un maiale io mi aspetti questa grande sensibilità artistica, ma tu sei veramente un gretto insensibile burino. I Tale of Tales hanno sempre rischiato, amico mio, rischiato di scontrarsi contro il muro dell'ignoranza dell'utente medio. Hanno sacrificato le vendite e il loro stesso sostentamento, e tu sai perché? Perché ci tenevano di più a trifolarmi i maroni. Perché hanno sempre cercato di mandarci un messaggio sussurrato che non tutti possono sentire, e il messaggio è... Non sappiamo fare i giochi. No, senti, adesso spiegami cosa c'è che non va nei giochi dei Tale of Tales, forza! Non saprei, vediamo un po'. Ah, ecco, il fatto che chiamino gioco una stronzissima passeggiata in un cimitero che culmina con un'altrettanto stronza canzoncina... Wand jarach todet jar 40, ja dir ma was noch jong. T'was een Duitser met de tering, te groot hart, te zwakke long. O magari il fatto che abbiano reso ancor più noioso Oscar Wilde con quella schifezza di Fatal. O magari... Va bene, non serve farla tanto lunga. Ammetti candidamente di essere un ignorante e tagliamo la testa al toro. Senti, se questi tizi stanno per chiudere i battenti, un motivo ci sarà. Sono arrivati al loro ultimo gioco, capolinea, amico mio. Già, il mondo è pieno di gente come te che non vede l'ora di giocare a Bachmat Arnhem Light e non ha voglia di supportare chi vuole essere diverso e creativo. Ma secondo me con questo nuovo gioco i nostri ragazzi torneranno in pista. Certo, è un po' più commerciale degli altri, ma diamine, è pur sempre un capolavoro di eloquenza sonora e visiva. Sinceramente, quando parli ti capita mai di ascoltarti? No, perché l'ultimo gioco dei Tale of Tales è una merda senza appello. Simulatore di golf di colore, wow! Un'incredibile avventura nella quale coesistono le pulizie di primavera e il montaggio di mobili Ikea. Spettacolare davvero! Tu non sai leggere tra le righe, questo gioco è uno schiaffo al razzismo, ok? Una decisiva affermazione di uguaglianza, una meravigliosa critica alla nostra società portata avanti con l'arma del garbo e dell'immedesimazione, e se questo non bastasse... Trifola i maroni! Ma tanto! E andare in giro per le stanze di un attico ad aprire scatoloni e spolverare oggetti sarebbe la tua critica sociale? Caspita, apriamo una ditta di pulizie e facciamo la rivoluzione, bro! Ci sta, voglio dire, lo sgrassatore è l'emblema, minchia, se non fai le pulizie sei un coglione. Tu non capirai mai, sei senza speranza! È per colpa tua che i Tale of Tales non potranno più regalarci i loro capolavori coraggiosi! Dai, non fare così... In fondo non è detto che chiudano. Guarda il Grande Fratello. Sono alla 120esima edizione, eppure è uno show di merda. Guarda, affari tuoi. La prima edizione risale ai tempi di Cristo, ma la gente non si è ancora stancata di vedere aprire pacchi ed è convinta fermamente che sia un gioco di abilità e non una maledetta lotteria. Chi lo sa che anche per i Tale of Tales non succeda la stessa cosa. Magari tra un po' la gente sentirà la mancanza di questi giochi così inconcludenti e privi di qualsivoglia sfumatura di intrattenimento.
forse torneranno. E quando lo faranno con un gioco come piace a te. Coraggioso, profondo e delicato. Dici davvero? No, vabbè, io spero che si dedichino finalmente all'agricoltura o all'edilizia o all'allevamento di anguille. Insomma, qualsiasi cosa purché la piantino con sti giochi. Tale of Tales, mi mancherete tanto, amici miei. Ma i vostri giochi resteranno sempre con me e mi terranno compagnia ogni qualvolta il mondo sembrerà voltarmi le spalle e avvolgermi di dubbio e di rancore. Per celebrare la vostra prematura di partita, giocherò tutta la notte a Sunset. Ok, però dopo un po' trifola i maroni, eh.